Finalmente è arrivato il mio nuovo shop online, www.xyuder.it, dove troverai i miei gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, www.xyuder.it. E adesso, ciao video! Ragazzi, benvenuti al nostro secondo vlog... No, vlog. Ciao ragazzi, vlog! Ho già sbagliato, l'ho chiamato vlog. Chi se ne frega, va benissimo così. Porca oggi, miseria! Oggi andremo a vedere un bel borgo che si trova, dimmi un po'. In provincia di Como e più precisamente ad Argegno. Qualcuno conosce Argegno? Tu conosci Argegno? L'ho sentito ma non conosco. L'ha sentito. È un borgo medievale che dicono essere tra i più belli della Lombardia e della provincia di Como. Vi avevamo promesso che la qualità sarebbe stata un po' più alta, visto dalla che la prossima volta potremmo. In realtà ho preso il microfono e non andava bene e perché no, non manca funziona. Un cavo. Manca un cavo, io che cavo ne so. Principalmente. Quindi in questo momento stiamo facendo la strada che è tutta a tornanti su costeggiando il lago. È la strada che va super menaggio, ragazzi, se siete di Como la sapete. Vi faccio vedere fuori dal finestrino, ragazzi, guardate che roba. Adesso mi vola fuori il telefono. Vedete? Stiamo costeggiando il lago, quindi adesso arriviamo e poi visitiamo e vi facciamo vedere. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati ad Argegno e porca miseria, non balla la videocamera. Ferma, meno male che ferma, ragazzi. È ferma perché abbiamo messo il treppiedi, ragazzi. Come vedete, se mi sposto, c'è un bellissimo lago meraviglioso e se guardiamo bene c'è anche la spiaggia. Quindi magari dopo andiamo a vedere qualcosina. Adesso andiamo un po' a arriva. Vedere questo borghettino, cosa ci riserva. Io voglio di un gelato. Al cioccolato dolce. No, voglio di un gelato, nel senso. Finalmente ce l'abbiamo fatta, parcheggio trovato, andiamo a fare un giro nel borgo. Ci siamo spostati un attimino dal lago perché guardate che meraviglia, ragazzi, il borgo. Guardate più in là. Il borgo, ragazzi, si estende sul versante della montagna in un sacco di stradine piccoline che ovviamente fanno fatica a passare alle macchine, quindi sarà molto molto caratteristico e non vedo l'ora di andare a vederlo. Secondo te ci troviamo dentro anche i cavalli e i maniscalchi? Sì, anche gli asinelli. Anche gli asinelli non lo sappiamo. Poi ogni volta che però andiamo a vedere qualcosa devono sempre esserci delle salite veramente incredibili. Sono belle, eh? Però porca miseria, vieni, 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 va che roba! Va che roba! Sono belle queste stradine qui. Ve l'ho detto, raga, che qua le macchine non ci passano. C'è un po' di umidità, nel senso, fa un pochettino fresco. Però va anche in pace. Va anche tranquillità. Non è male. Amo, vicolo della posta, guarda! Il vicolino stretto. No, ma questo qua aspetta. Ma io ho un po' paura di entrare qua. E che cavolo è? Aspetta che la seguo. Ma che cacchio è? What the fuck? Ma non è che ci portano via? No, vabbè. Sì, ma che roba. Ma è una figata. Adesso io non... però hai capito, potevano anche non scriverlo proprio così
abbastanza evidente, ecco, che dire. Allora, amore mio, come ti sto sembrando? Bello, pieno di scale, un bel pochetto, su e giù, su e giù. Porca miseria se ce ne sono di scale e di vicoli tutti strani. Sì, fai vedere anche di là dietro di Vieni, te. vieni, vieni, vieni. Comunque gelaterie non le abbiamo ancora trovate, No, eh? Volevo solo dirti arriva, arriva, questo. fai vedere. Guarda che roba. E qua si continua a salire, ragazzi. Si potrebbe andare avanti per un botto. Guai il primo che scrive che chiuderà il fiatone, perché non va bene, eh. Ci voglio vedervi voi a fare 170.000 scale. Senza una meta ben precisa. Via Pizza Gordona. E poi di fianco Vicolo dei Mulini. Ma che meraviglia! Uomo, è vero che è un pochettino umido qui e tutto quanto, però guarda che figata che c'è dentro qua. Mentre passeggiavamo, ragazzi, sul borgo, ci siamo accorti che c'è una cosa che non sapevamo. Te la vuoi dire tu? C'è cosa, la funivia? Sì, ragazzi, c'è una funivia che ti porta su in cima alla Argenio montagna. Pigra. Argenio Pigra. Argenio Pigra, che non so cosa voglia dire. Oh, amo, non so se la vedi, ma c'è un vagone là in alto che sta La scendendo. funivia che scende. Ma tu sei mai salita in funivia? No, forse una volta tanti anni fa, ma non me lo ricordo più. Un po' paura. Paga È un pochino sì. anche il cane, porca Palula, miseria. palula. Ma che roba! Sta scendendo, ragazzi! Mamma mia! Allora, stiamo partendo Stiamo salendo. con la funivia! Oddio, ci impegniamo. È Ma è meglio che velocissima! io vado dall'altro lato perché ci impegniamo. Allora, non dimmi che hai paura, Fai uno spettacolo eh! da Io provo a ridere. muovermi, ma ho un po' paura, vieni! Vai, vai, vai di là, no, no, vai da solo. Porca miseria, porca, guardate che roba, ragazzi! Si sale! Va che roba! Ma quanto va veloce! Guarda, guarda il lago, che spettacolo. Giro la videocamera, no, non si può girare. Guarda un po'. Mamma mia! Vieni qui, non avere paura! Hai già paura che faccia casino. Amo, tiene 7.000 kg questa cosa? Va bene che io sono ciccione. C'è troppa aria, sta su un torcicollo, Ma come brodo. torcicollo? Ve lo dico io, ve lo Quanto dico. saremo alti? Porca vacca! Che Che meraviglia! ansia, che Allora, che ansia! ansia. Adesso ci vediamo su di sopra e vediamo com'è. Un po' paura la funivia. Porca Un po', un po', un po'. miseria, ragazzi. Come vedete alle nostre spalle c'è anche una bella spiaggetta che è raggiungibile da un bar, oppure comunque se passate sotto al primo ponte, quello che si è visto all'inizio del video, basta che camminate e riuscirete a bagnarvi anche voi i piedi come fanno queste persone dietro di noi. Io direi che mi sono divertito, mi è Anch'io. piaciuto davvero tanto, ragazzi. Spero che ovviamente anche a Vi voi. piaccia, fateci sapere sotto nei commenti Mi quello che raccomando. pensate. Un bel pollicione in su, ragazzi, se avete dei luoghi da vedere, non preoccupatevi, scriveteceli qui Scrivetelo e noi sotto. andiamo a farci un salto. Perché no, ragazzi? Una buona continuazione! Ciao, ragazzi!